vinto 3-0 contro un Bisonte, però qualche sprazzo abbiamo visto che avete giocato alla pari. Beh, sì, per qualche frangente abbiamo giocato alla pari, però credo che il risultato non sia mai stato in discussione, perché le ragazze quando c'era da spingere hanno spinto. Abbiamo fatto due ottimi primi set sicuramente, il terzo un pochino di calo soprattutto nella parte centrale, poi abbiamo risolto con alcune situazioni d'attacco e di battuta molto importanti che ci contraddistinguono, perché noi abbiamo una battuta abbastanza forte e quindi niente, siamo contenti. Cambio di bacchi sul primo set? Beh, Guerra l'altra settimana non ha giocato perché era influenzata e questa partita ho ritenuto opportuno fare partire ancora Lucia, non stava andando bene, è entrata Guerra che ha giocato molto bene. Marco Bracci, avete perso 3-0 a Casa Maggiore, però delle fasi di gioco ci sono state, forse manca un po' di continuità? Ma sì, direi che in ogni set abbiamo giocato, abbiamo lottato fino ad un certo punto, fino a metà set, fino a oltre metà set. E poi dopo soprattutto il secondo. E poi non è tanto l'esperienza di Casal Maggiore, la qualità delle giocatrici, la qualità della squadra, a loro permette di non sbagliare quasi niente e noi dobbiamo sempre giocare al massimo per poter arrivare a questo tipo di gioco. Quindi alla lunga noi facciamo qualche errore di troppo e la differenza è là. Casal Maggiore è una bella squadra, ma anche voi altri cercherete di migliorare. Sì, sicuramente noi lavoreremo, continueremo a lavorare per migliorare la nostra qualità di squadra, lavorare sulla tecnica individuale per migliorare anche i colpi delle singole giocatrici. Il campionato è ancora molto lungo naturalmente e ci sono ancora tante partite da giocare e si sa che quando si incontrano squadre di questo livello è molto dura. Valentina, dopo l'operazione come stai? Sto meglio, grazie, in ripresa. Sì, il ginocchio è un po' gonfio, è stata un'operazione un po' più complicata del previsto, però rispettando un po' i suoi tempi ci rimettiamo in marcia piano piano, stiamo già lavorando e penso proprio che nelle prossime settimane ci sarà un recupero abbastanza veloce. Cerchi di rientrare per il 26 di dicembre? Ma sì, cerco di farmi un regalo di Natale, non so se è un regalo di Natale anche per gli altri, ma ci proviamo, sì.